Podcast. Ho visto via Sanfrediano, la stradina che a Pisa porta in Piazza dei Cavalieri, quella che il 23 febbraio scorso alcune camionette della polizia avevano bloccato per impedire il passaggio di un corteo pacifico di ragazzi, poi presi a manganellate. C'è ancora un'inchiesta aperta, non si sa se qualcuno pagherà per quell'episodio. Quello che si sa è che non sono mai arrivate le scuse del governo o della sua maggioranza. Poi sono andata sempre a Pisa a visitare una mostra bellissima dedicata a Giacomo Matteotti. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 9 aprile 2024 questo è Daytime, dentro la notizia. Perché ero a Pisa ieri? Perché c'era un incontro all'università su politiche giovani, una passione da ricostruire, era la domanda, anche se a giudicare dai ragazzi incontrati lì non si tratta affatto di una passione spenta. Ero con Pierluigi Bersani ed è stata un'occasione per incontrare queste temute nuove generazioni di facinorosi che frequentano le nostre università, che per la verità non si sono visti i facinorosi. È stato invece un momento molto bello di discussione su cosa deve essere la politica per chiamare a sé le nuove generazioni, per dare loro, lo dico con le parole di Bersani, un carro abbastanza confortevole su cui trasportare i loro ideali, il bisogno di pace, la lotta ai cambiamenti climatici, quella alle diseguaglianze, non questioni da poco, non questioni marginali, di certo non istanze che possiamo considerare sbagliate. Ci sono stati aneddoti che ho raccontato anche oggi sulla stampa, ad esempio la carriera politica di Bersani che comincia con lo sciopero dei chierichetti quando protestava perché le mance che venivano date ai matrimoni e ai battesimi erano più laute di quelle concesse nella tristezza dei funerali, ma insomma il prete non ne voleva sapere di redistribuire e Bersani ha cominciato così la sua carriera politica. E poi le rivelazioni dei tempi in cui fu assessore, ai tempi di Mani Pulite, e ha detto ai ragazzi: non credete a quelli che dicono che è stata tutta un'esagerazione. Io ero amministratore locale e quando uno veniva da me perché magari gli avevo risolto un problema nel mio ruolo da assessore, non si alzava e andava via quando finivamo di parlare, si fermava, restava seduto lì. E io, dice Bersani, avevo un mio metodo, dicevo: a posto così. Il discredito della politica comincia lì, nel vuoto creato negli anni Ottanta con la fine del sogno del compromesso storico, con l'uccisione di Moro, l'Italia bloccata in un dualismo per cui gli stessi dovevano andare sempre al governo e gli altri stare sempre all'opposizione. Un sistema bloccato, e al discredito della politica si è reagito però nei modi sbagliati. I partiti liquidi, dice Bersani, che non controllano il loro margine, gli apparati territoriali, e così succede quel che si vede e che si è visto nel PD in Puglia e in Piemonte con le inchieste che riguardano appunto compravendite di voti in Puglia e metodi insomma un po' di raccolta voti decisamente disinvolti in Piemonte. Bersani quindi boccia il partito liquido e chiede un ritorno alla forma partito, anche se ha detto quella battaglia l'ho persa, era una battaglia che voleva condurre, ma poi la storia è andata da un'altra parte. E boccia l'idea di poter fare le primarie sempre su qualsiasi cosa, anche per gli incarichi di partito, e non solo per scegliere chi deve rivestire importanti responsabilità pubbliche. Ma su una cosa ha voluto soffermarsi all'inizio del suo discorso ai ragazzi, sulla questione dell'informazione e delle mire della maggioranza di governo italiana sull'informazione, con la presa sulla RAI, con la volontà di escludere la comunicazione di governo dalla par condicio elettorale in vista delle europee di giugno, e anche il tentativo del deputato leghista Angelucci di comprare l'AGI, la seconda agenzia di stampa italiana, dall'ENI, una società partecipata dal Tesoro e quindi su cui ha influenza il ministro del Tesoro, che anche lui, come Angelucci, è della Lega. Ecco Bersani. Cioè, un giornalista di un'agenzia è un minatore che va a prendere la materia prima che altri lavorano. Se c'è un posto dove la professionalità e l'indipendenza
è cruciale, è quello lì. Poi c'è la RAI, tutto quello che volete, però stiamo su questo punto. La seconda agenzia italiana da 60-70 anni in mano a una società pubblica, l'ENI, che non avendo nessun ruolo nel suo business dell'informazione ha garantito libertà e professionalità. E adesso questa agenzia dovrebbe essere venduta a un onorevole della destra, padrone di pezzo di sanità privata, di tre giornali orientati a destra. Fossero anche orientati a sudista, non va bene. E fatemi fare un pronostico: se passa una cosa così, come temo, e un po' penso anche, guardate, si apre una strada che dobbiamo sorvegliare con grande attenzione. L'immagine che usa il deputato PD, minatori dell'informazione, è l'immagine di chi sa davvero cos'è un'agenzia di stampa, e per questo ve l'ho fatta ascoltare. Il centro-sinistra sta lanciando l'allarme, ma non sembra in grado di contrastare una deriva che vede una grandissima parte dell'informazione assoggettata alla narrazione del governo e della maggioranza. È un problema di democrazia, quella che, come diceva Churchill e come ha ricordato ieri Bersani, possiamo considerare il peggiore dei sistemi se non guardiamo a tutti gli altri. Ma vorrei tornare alla mostra di Matteotti. Sapete che quest'anno è il centenario della morte nel 1924 dell'uccisione da parte delle squadracce fasciste per ordine di Mussolini. In questa mostra ci sono molte delle sue frasi, c'erano i suoi taccuini, le lettere alla moglie Veglia, è ricostruita la storia della sua famiglia, la storia della sua passione politica, del suo impegno, della sua persecuzione. E c'è nella seconda o terza sala una frase che penso sia molto importante proprio per chiudere questo ragionamento. Matteotti diceva: l'aperto e libero contrasto dei partiti permette alle masse di formarsi una coscienza più sicura dei propri diritti e doveri, e permette anche quella reciproca influenza e trasfusione di forze ed idee in che si sostanzia il vantaggio della graduale trasformazione e del progresso in contrasto col metodo distruttivo, che poi è il più dannoso di tutti.